Via subito con One Punch Man. Dai che devo recuperare 2 mesi chiuso con video solo. Che ha ripagato abbastanza il lavoro, devo dire. A parte gli scherzi, grazie. E lo so, avevo detto che ricominciavo GOT. E lo ricomincio presto, giuro. Ma voglio fare una cosa corta adesso. Please. 2 mesi per un video, per favore. Entro aprile vorrei fare, anche se... 2 video almeno. Magari il prossimo uscirà a inizio maggio, ma... E poi rinizio GOT. Ma non ci distraiamo, disdraiamo. Perché finalmente è arrivata la puntata più bella della prima stagione. È la terza volta che ne parlo, ma stavolta ci siamo. Se non empatizzi sta puntata, smetti di leggere One Punch Man. De guardarlo, de guarda a me. Puzzaia. No, no, scherzo. Sì, eravamo rimasti a Genos. È da dicembre che stai là sopra. T'ho visto, scendi. Tu appartieni alla stirpe degli abissali? A parte che sono cazzi miei, ma comunque... E Genos scende, scatenando tutta la sua rabbia. Per essere rimasto 3 mesi là sopra, scusate, sì, scusate. Cercherò di velocizzare, spero. Scatenando tutta la rabbia del suo corpicino in fibra di carbodio. La complicatissima tecnica del maestro, la pigna in faccia. E sperando che non ci fosse nessuno là dietro, con la consapevolezza d'aver reso senza tetto centinaia di persone minimo, Genos per una volta gliela fa! E so soddisfazioni, il corso col maestro sta dando i suoi frutti, i soldi per l'affitto non sono sprecati, guarda come ci crede! L'ultimo nemico rimasto. Ma allora te le cerchi, t'adiri da solo, e sei pure scostumato! Maleducato! Malecippato! Oddio il braccio! Niente di nuovo per Genos. So belli i robot nei film, fumetti, o quelli a cui ricrescono gli arti, perché sono una scusa per far saltare i pezzi alle persone. Ma guarda, oh, sempre loro! Strano, eh? Tutto quello che è riuscito a fare Genos è un piercing alla guancia del re del mare. Questo mi ha sempre fatto un po' impressione, eh? Grazie, ma ste cose piacciono più a mia figlia. E chi è? Fishball! Intanto Saitama si sta a fa di dosta la festa. E vediamo pure i suoi dati fisici: 175 centimetri, peso 70 kg. Ah, ma lo vedi? Sotto all'ultimo video qualcuno mi ha detto: ma 184 centimetri per 60 kg? Non è così strano. Anche io lo sono. Ma io ti voglio bene, tieni, prendi un panino. Ma questi sono più un peso e un'altezza bilanciati, no? Ma allora le sai le proporzioni, Juan? Ecco perché lui è così forte. L'unico normale in un mondo dei tisici. Vabbè, sta in call, reunion, dad, discord, where by stream yardata, messaggi de fumo con l'associazione degli eroi, che c'ha ancora i dubbiettini su de lui. Perché proprio qua gli devi mettere le cose per fargli capire. Qua, stipendi meritatissimi. Già l'esame fisico doveva arrivare qualcuno a fa. Fermi tutti, un attimo. Ma scusa, chi è questa persona? Scusate, eh, che buca tutti i record e le cupole. Vieni un po' con noi che te studiamo. Bra, la vita dei cittadini nelle vostre mani. Ma perché dico questo? Che l'avevo già detto più o meno, per i più attenti. Perché qui ti spiegano i motivi per cui dubitano anche di questo. Cioè, non qui, nel fumetto. E che cazzo, te li dico io. Perché dicono che Saitama abbia messo mano ai cronometri, corrotto gli assistenti, minacciati. Non ce lo dicono! Nell'anime, nel fumetto sì. Sì, però ha pure manomesso la cupola con la capoccia sua, oh! Che ha sostituito la cupola! Ripeto, bravi! Lui sì che è bravo! Il più bravo! Patent Rider! Vede il pericolo e ce va! No, come Brumotti. Non lo paragonate a Brumotti. Vi ho visto che lo fate. Patent Rider va contro la gente seria. E poi non piagne chiamando i classe S, che sanno benissimo tutto, tra l'altro i classe S. Senza che io decida a far circo per farti tirare a due spicci. Di che cazzo stavo a parlare? The One Punch! Tornavo da Genos! Vai Genos! Fermi Genos! Sorretto solo dalla forza della credenza! Pim pum pam! Siom! Muis! Shoryuken! Taioken! Carcio a ceppo! Ora ora! Finita le mosse, se va sull'ora ora. Il re del mare però si è anche rotto le bocce dei pesci rossi creati da Lily Potter. Deve vedere sta tecnica di cazzottini. E non gli va manco più di spiegarla, come ha fatto all'altra puntata. Fatte schiacciare come la lattina che sei. Ma una bambina in piccettina vuole dire la sua per dare la forza al nostro eroe. Forza Ginna!
Conosco solo quello dei Tekken, dei Jin. Mia mamma invece conosce quello che se beve. Gabri Sanda, non dire cazzi nostri, mostri marini, che quelli chiacchierano. Metticela tutta! Grazie che mi dai il permesso. Cos'è che mi stavo a trattenere? Il vongolone blasonato non apprezza l'opinione altrui, la democrazia, coerente col suo personaggio monarchico, ed esprime il suo dissenso sputando alla ragazzina. Ma questo è molto poco regale. Meno male che mentre sputa spiega che si tratta dello scozzo acido. E che te sei magnato una comitiva de Grimer? Colpa dell'inquinamento! Critiche sociali! No! Così che Genos possa salvare a creatura, futura TikToker. Ma c'è altri 2-3 anni, poi diventi troppo vecchia, te lo dico, sore. Sbrigate. E splash! Genos non ha la mascherina e pia i germi dritti per dritti. Altro che contagio, scioglie pure il Covid. È l'ingrediente segreto del vaccino. Vedete che è pericoloso? Ma sta buono. Quindi Genos, stranamente, viene sconfitto. No, non avresti mai detto. Invece, pieno di sorprese, sto manganime. Come cazzo fa a essere ancora vivo? O sanno solo lui, Kuseno e Wan? Ma deve rimanere solo la capoccia per farlo sopravvivere, va? Ma non si capisce. E il re del mare vuole scoprire. Aprirlo. No! Justice Cid! È arrivato! L'eroe in prima posizione della classe C! E primissimo nei cuori di tutti noi! L'unico che potrebbe stare nella Superlega degli eroi! Perché? Mo vedi! Patent Rider! Tutti sono felici! Yeah! Per 2 secondi. Che bravo! Ma non guardate piccini, non sarà bello. Spadent Rider attacca! One Pantani! No! Il re del mare, che mi avete corretto tra l'altro, tra i vari re, si è visto pure quello delle bestie. Sì, re Leonida. Ma io ho in mente quelli degli elementi. Abbiamo visto quello del sottosuolo, del mare. Vedremo pure quello del cielo. Però c'era pure quello, c'avete ragione. Comunque, Namor Freebooter sa anche essere cortese, come si confà al suo rango. E lo saluta. Piacere! Molto lieto. L'ammiro per il coraggio. Oddio il braccio! Ha un déjà vu? Ah no, ok. A lui non glielo strappano, perché col cazzo che gli ricresce o glielo riattaccano. Poi sul monopattino può andare. Altro che bici. Ah, ma è quarticciolo. E ora sfragniamo il coprotagonista. Justice! Abbraccino. Patent Rider punta sulla ragione. Ma perché fai questo? Tutti i tuoi sudditi sono morti. Ne è valsa la pena. Per cosa? Per la terra. Ma sei già il sovrano del 70% del globo. Il troppo stroppio mi è esploso un labbro. Il capo delle sardine, Marial, è sensibile alle critiche, abbiamo già visto. E soprattutto, questo plebeo mi tocca. Come osa? No, spadentino! Ma lui continua a non voler abbozzare! Si rialza sempre! E sta cosa non è da sottovalutare. Questo è un futuro. Te fa la Saitama Tata. Sembra quasi poesia. Si rialza anche se sa di non potere fare molto. Perché non è forte. Ed è per questo che vuole rimanere in classe C. E non passa alla B, anche se è in prima posizione. Perché è umile e consapevole che quello che sta facendo è completamente inutile. Non è che mo esce fuori il potere segreto. Il padre ballava il kata del manubrio e mo se lo ricorda. No! Morirà. Ma allora vattene. No! Madonna, spadentra! Narrerò io le tue gesta! Sarò il tuo senofonte! Spartan Rider! Eppure un bambino in piccettino vuole dire la sua. Vai cazzo bene, yeah! Ah, lui non gli sputi? Ah, bambina sì, al bambino no? Maschilismo tossico, peggio del catarro tuo! E poi, me ne accorgo solo adesso, faccio bene a fare sti riassunti. Ma questo è il ragazzino a cui Spadent Rider qualche puntata fa ha recuperato il palloncino? No! Comunque io alla prima visione ero sto ragazzino. Per ributtare in mare quegli scorpi degli abissi! Tranne le parti velatamente razziste, tranne quelle, anche adesso! Faccia una tartarra! Cazzo piango, non me ne frega niente, non riesco a non commuovermi vedendo quest'uomo, guardando sta scena, ne la posso fa. Poi sti pezzi de Copros mettono sta musichetta.
Già mi piaceva sto anime fumetto come te pare, ma qui è dove m'ha conquistato. E poi mi riconquisterà. Spatent Rider, personaggio migliore, subito dopo c'è un altro, però lui, fatelo capo dell'associazione degli eroi, deve finire così. Ma non è forte. Ma sti cazzi, è pieno di gente forte. Lui c'ha lo spirito. Concludo dicendo che sarò pazzo io, ma questa è una delle cose più motivazionali che ho mai visto nella mia cazzo di esistenza moderna. Perché? Il messaggio di base è semplice. Ti insegna a fare la cosa giusta, anche se hai tutto da perdere. E infatti lo fanno tutti gli eroi sempre negli shonen. Eh sì, facile farlo quando c'hai le trasformazioni semaforo sotto al culo, cambi colore risorto, o le bestie idrofobe in petto, o mangi frutti del diavolo, eretici a Roma. Dagli fuoco a quello. Vedi che la gomma non regge. A lui, a quel cappello de paglia indistruttibile. Fa la cosa giusta col caschetto, rispettando l'educazione civica. Te fa scaturire tutto un altro sentimento. Però sì, tipo My Hero Academia. Ma meglio! E prima! Non è che se l'ha inventato One Punch Man, eh. Ma primo, è costruito benissimo. Secondo, non te lo aspetti in un gag manga. Gag manga un cazzo. In un manga filosofico. Quindi, se non te vi è voglia d'essere una persona migliore dopo questo, fai schifo. No, un po' troppo. Sei un pochino di simpatichino. Ah, ma Spatent Rider, o ti vengo a cercare. Pure la folla mi dà ragione. Vai Spatent Rider, io faccio sempre la raccolta differenziata. Fagliela murta. Una genchidama di emozioni pervade il nostro eroe. La forza di tutti i cittadini, i contribuenti. Anche se protegge pure gli evasori, pensa quanto è bravo. Tutto racchiuso in quest'unico colpo. Magari mi sto sbagliando. Magari c'è il potere segreto. Magari ce la fa. No, per un attimo abbiamo sognato, dai. Ma Mumen, altro nome suo, Satoru, vero nome suo, è ancora vivo. Ma che dite soldi? Com'è possibile? Questo è un po' strano. Ammazzo, se sei così come c'ha la bellaccia e c'ha la scorza. Ed è già in piedi! No, è Saitama che lo regge. È arrivato. Ale, arrivederci. Andiamo a casa. Le emozioni le abbiamo avute. E mentre il pubblico se ne sta na mannaggia, cazzottino a Saitama. Compra la bubble head di Saitama, compra! Ma gli ha dato un pugno! Ma quello è re, non è papa! No, Vaticano, avrai visto male, citte! Lo scouter deve essere rotto, ancora più citte! È un eroe di classe C! Zoomatina al re del mare, fisciai e via de spiegone. Io sono il re del mare. Momo, che somiglio, ma no, io sono il meglio che c'è. Se e voglio conquistare tutte cose. Esatto, perché è giusto che sia così. Perfetto. Vince Saitama! E la Repubblica! Finita così. No! Il mio corpo si sta spaccando in mille pezzi, ma nel profondo della mia anima c'è un sentimento bruciante che non riesco a descrivere, che mi impedisce di morire! Se tu mi sconfiggerai, distruggerai tutti quelli che ti si pareranno davanti! E i mostri non vinceranno mai! Per il bene di tutti, ti sconfiggerò! Ok, niente. Sai Shara sconfigge il pescione! Ne danno il triste annuncio la moglie Ursula e il cugino Nemo. Lascia una cifra dei calamaretti. Tutti sono felici, tranne i calamaretti e Saitama. Perché anche questa volta è finito tutto con... Riecco i nostri coinquilini preferiti, che ricevono una mystery box contenente le lettere dei fan! Ah, oh, quelli che guardano le pubblicità! Sì, vediamo un po'. Ciao, ti seguo da tanto! TVB! Come te frantumi te in mille pezzi, nessuno mai! Goat, vero? Se posso chiedere una cosina... Quando farai Attacco dei Giganti, stronzo? E Hit 2? Jojo, devi fare Jojo! Rinizia Got! Ah, tutti apprezzano il lavoro di Genos, fa piacere. E Saitama, dopo che ha salvato la città per l'ennesima volta, coi testimoni, avrà finalmente la riconoscenza che merita? Ma che c***o? Un hater! Perché? Scansiono la scrittura, buco la database dell'anagrafe. Li troverò. Anzi, mi basta il nome e il volto. Vai Genos, renditi utile! Ma no, sorry cazzi.
mesi. Genos va in stand-by. Come mai gli arrivano sti messaggi brutti? Dopo pure sta grande impresa? Flashbackino. One punch! One punch! Finito con un solo pugno! Oh! Lo chiamano pure col soprannome che vorrebbe lui! E non tovagliolino pelatino! Va tutto bene! Finché non arriva l'omino con gli occhi al contrario. C'ha le palpebre sotto? Che vuole dire la sua? Forse c'ha ragione il Re del Mare. Forse sta democrazia a me. Gino Leggino. Quel mostro ha fatto puffette troppo facilmente. La casa mi puzza. Dicevano che Undertale era un gioco difficile. Ma non mi pareva così forte. L'avrei potuto sconfiggere anch'io. Peccato solo che c'è un po' di torcicollo. Ma quello ha sbracato pure i classi S. Ma quello è Genos. Ha cartocciato così la sua forma naturale. Ok. Ma pure Pri ce la può fa. Prisoner e gli altri eroi che si sono sacrificati per noi. A rischiare la vita sono buoni tutti. Sì, va là di a Gesù Cristo, no? Scusa. Classico tipo che chiacchiera solo e non fa un cazzo. Ce ne sta uno in ogni gruppo, menateglie. Il cittadino, metà retta. Non ascoltatelo. Guarda che faccia. C'ha gli occhi strani, c'ha ragione Gerry Scotti. No, no. Tu mi vuoi colpire perché ho ragione. Quindi ammetti la tua sconfitta. State zitto, non sei Armin. Sicuro? Allora rispondi. Rischiare la vita, ok. Ma io pago le tasse perché così io non devo rischiare la vita. Li devono pure sconfiggere sti mostri. E se tutti questi eroi super fichi hanno preso e sveglie e poi arriva uno di classe inferiore a risolvere la situazione senza sforzo, potrò pensare che ci sia qualcosa che non va nel sistema di valutazione e che non si sono accorti chi è questo? No, che sia tutto un complotto. Attenzione, la parolina magica. Ah, eccola. Guarda, va bene tutto. Ma quello ha fatto un buco, un petto a un mostro grosso così, che sfondava le cupole antiatomiche come nuvolette di riso. Meh! Abbiamo visto Genos devastare il piano urbanistico della città. E quello niente. Bah, vorrà di qualcosa. No! Vabbè. Scam! Ai miei tempi gli eroi ci salvavano in orario. No, dai. Si sa, la parola ferisce più d'un cazzotto di Saitama. Forse no. E qui si sta mettendo in discussione tutto il sistema degli eroi. Un secondo prima, acclamatissimi. Quello dopo, visti con sospetto. La vita da influencer. E Saitama, senza pensare al futuro video di scuse che dovrà fa, ride. Maestro, siamo gente troppi a voler fare Budakira qua, eh? Bucio de cu... Che fortuna! Gli altri eroi, bravissimi, coraggiosissimi, imbecilli. Lo hanno indebolito, frollato, sfilettato, al punto giusto. Ma tu hai visto stanco? A me mi pareva in grande forma. Stava a pezzi peggio del sushi. Faceva il bullettino per darsi in tono. Un pesce palla. Ah sì? Ma che ne capite voi? Cittadini senza poteri, tutti deku, antipatico. Anche se ci hai salvato la vita, ma quello è secondario. È bastato solo un piccolo colpettino che buca la barriera del suono, d'olfatto, a vista, tutti i sensi che te pare. E opla! Tutto il merito a me! Lo posterò io col mio logo. E voi andate a condividere. Non si reposta. Ipocrita! Andate e dite cosa ho fatto. Il miraggio Saitama! Sei peggio di Delio! O vedi che gli eroi sono bravi? Ho sbagliato! Ma avrà veramente sbagliato? Perché sì, Saitama frebuta se stesso. Fa finta di essere un freebooter! Non ci posso credere! Si sta facendo odiare per non rendere inutile il sacrificio degli eroi! Tu sei un freebooter degli eroi veri! Che uomo! Sei meglio te! Questo ha raggiunto l'illuminazione vera! Io sto indietro! E bravo One! Che te fa vedere che i plagiatori freebooter Gilderoy bisogna odiarli! Vedi? Ma non Saitama! E infatti Genos sa, eppure noi, che questo è il cammino dell'eroe.
e ridagli col presente un'altra lettera. Qua dentro che c'è? L'antrace. No, un ringraziamento! Lo vedi che qualcuno ha capito? Meno male. Infine c'è anche una lettera dell'Associazione degli Eroi per informare Saitama del raggiungimento del primo posto della classe C! Stasera si fa bisboccia! Che cosa? Niente! Ma il primo della classe C era Spadentrider! Che fine ha fatto? Magari hanno promosso pure lui! Oppure è morto! Prima della promozione, però, colloquio con l'Associazione degli Eroi, Shield Freebooter! Lei deve rendere conto a noi! No! Come no? Sì! Ha letto la brochure? No! T'avemo chiamato per sapere se vuoi essere promosso o rimanere in classe C. Ah, ecco, quindi Spadentrider diventerebbe il numero 2. No! Vuoi rimanere in classe C? No! E voilà! Saitama viene promosso! Un orale molto semplice. L'associazione chiede pure l'approvazione di Sweet Mask! Ma io c'ho da fa! Mi fai perdere tempo con i BB! Bisognosi balorti. Ma questo è quello che ha dato il colpo finale al principe Filippo de Disgombro! E vediamo che hanno fotogramma per fotogramma della potenza devastante di questo omino! Niente, non lo vogliono accettare! Ma che deve fa uno? Un disegnino? Una stampa 3D? Comunque diciamo che piano piano se ne stanno accorgendo! Dopodiché Sweet Mask prende una fragolina e se la mangia! Stiamo al dopo combattimento, quindi bisogna rivedere tutta la gente che ha partecipato, compreso Lightning Max! Sopravvissuto anche lui a una maledizione senza scus! E Scopettinger, Stinger, grande discografia, complimenti! Che però soffrono più mentalmente che fisicamente, perché sanno di non meritarsi gli elogi. Vedi? Alla gente seria non servono i meriti degli altri, ma non rovinate quei faccini! È l'ora dei vaccini! No, c'è dentro lo sputo del re del mare! Torniamo dal nostro eroe, a cui hanno dato pure un pezzo di carta! Sarà contenta mamma! Il destino gaglioffo, guarda chi gli fa ribecca, Patent Rider! Ogni volta che appare lo annuncerò così, perché se lo merita. Patent Rider! Che se incontrano così, pretesto de trama un po' de merda. No, bellissimo, falli incontrare così. C'hanno fame, sono umani, abitano nella stessa città, sono simili per delle cose, vanno dall'udonino sotto casa. Plausibile, poetico, se fosse stato a caso. Ma mi sarebbe stato bene comunque. E Patent Rider, che già ci ha cappottato, conquistato, tutto intestato da parte mia, continua a farsi amare ancora di più. Perché non è manco tirchio, è un signore! Vuole offrire da magnà al nostro eroe. Perché? Per la promozione! Da bravo senpai! Musichetta! Perché parte un altro flashbackino della puntata prima, quando si sono beccati. E via con la filosofia! Ma tu non hai paura! Stiamo andando contro il re degli abissi. E allora salvamo pure Dusk. Anche eroi di classe B, A ed S sono stati sconfitti. Tutto un alfabeto devastato. Che cazzo possono fare i classe C? Per cosa sta C? Chiavica, ridi pure se vuoi. Perché dovrei? Non c'ho manco la patente, Spadent Rider. E lo sai perché? Perché non so passato. Ma non vuol dire niente, riproverai. Manco i soldi per la bici elettrica c'ho. Ho capito. Che posso fare io, piccino piccino? Tantissimo! Perché i classi C sono gli eroi proletari, quelli che fanno il lavoro loro, costretti a fare un'impresa a settimana, quindi quasi sicuramente lavorano pure di più degli eroi più in alto, e quindi stanno più a contatto con le persone e sono anche più simili a loro, sia perché più deboli tra gli eroi e anche perché sono lavoratori normali, se vogliamo. E colgo l'occasione per spiegarti un pezzettino tagliatino del fumetto che c'entra col discorso, con una scenetta avente protagonista il protagonista che dopo aver fatto la sua impresa settimanale che nessuno vede mai, viene raggiunto da altri eroi che si prendono il merito.
sperando di salire in classifica, perché la classifica determina anche il compenso, la crana. Quindi alla fine gli eroi si preoccupano più di apparire belli, bravi e vincenti per salire che fare la cosa giusta veramente, anche a costo di perdere. Quindi essere un eroe di classe C non vuol dire essere inutile o essere preso per culo. Tutti, nel loro piccolo, possono fare qualcosa. Poi nel fumetto c'è tutto un pezzo di Miltank Freebooter che fa una rapina. Fatelo a leggere. E Saitama ride! Un'emozione incredibile! Manco il camion che stanno a prendere in faccia lo smuove! Ma Spatent Rider? Sì! Torniamo al presente e capiamo che non era nemmeno un pretesto di trama, Loden! Perché Spatent Rider l'ha proprio cercato! Perché non gli bastava una lettera per ringraziarlo! Sei stato tu! Eh sì! Stiamo a chiudere tutte le sottotrame e la puntata! Eh sì! Perché il discorso che abbiamo visto prima ha dato a lui la forza di fare quello che ha fatto! Tutto un cerchio che si chiude, capito? Saitama gli ha fatto capire di essere bravo! L'uomo più bravo! Fine, ma de che? Mancava qualcosa in sto anime fumetto manga. Qualcosa che c'è in ogni cazzo di serie o film singolo a caso che faccio. Che me perseguita. Cioè, una profezia. E tanto tempo fa la fecero anche a me una profezia. Lo voglio svelare. La profezia a me è che io avrei avuto sempre a che fare con le profezie, cazzo. Vai, Goman Freebooter. Vai, che c'è pure Harry Potter, vai! All'estinguersi della nona puntata arriverà... Merluz! Ma il re del mare era di sta puntata! E la terra sarà in pericolo! Paura! Siete tutti dei ciarlatani, sta associazione. Manco l'oroscopo è così vago. Ma veramente? In pericolo la terra. Per saperlo guardavo fuori dalla finestra. Tanto una volta a settimana succede qualcosa. Ritiro il freebooter se la Kuman davvero. E qualcuno gli dia un fazzolettino.